ragazzi e bentornati in questo nuovo video, questo nuovo episodio della carriera. Oggi siamo qui con l'esordio in Champions League per questa terza ed ultima stagione. Come sapete, vi ricordo che in descrizione della playlist, vi ricordo che trovate soprattutto Instagram, vi dovrebbe essere arrivata la nuova maglia della Roma. Quindi ovviamente per saperne di più seguitemi su Instagram, che restate sempre aggiornati. Ma comunque lo scoprirete nel prossimo episodio. Ovviamente in descrizione trovate anche OneFootball e divise calcio top per ovviamente maglie a prezzi scontati, tra l'altro, come ad esempio la nuova maglia della Roma, nuovo completino proprio che potete personalizzare come volete voi. Detto ciò, martedì 17 settembre 2019 dobbiamo giocare una partita, Roma Feyenoord, tutt'altro che una partita banale. Il ritorno in Champions League dopo quell'ottavo maledetto contro il Bayern Monaco. Forza Roma. Roma, Stadio Olimpico, benvenuti al ritorno della Roma in Champions League. Il 17 settembre 2019 sta per iniziare una nuova edizione di questa Coppa Europea, della miglior competizione, più importante sicuramente a livello europeo, lo sappiamo bene. La nostra Roma contro il Feyenoord, squadra olandese che è una delle altre tre assieme a noi nel girone. Girone non impossibile, quello della Roma sicuramente, perché non ci sono effettivamente potenze clamorose a livello europeo. Ci sono Bayer Leverkusen, per l'appunto Feyenoord e Austria Vienna. Un girone che però si rischia di sottovalutare, per l'appunto. E la Roma ha sofferto nelle più passate stagioni proprio per questo motivo. Quindi intanto sentiamo l'inno e poi ne parliamo. Ecco la Roma con De Gea, Florenzi, Ramos, Vallejo e Kurzawa in difesa. Poi Kanté, l'uomo, l'ultimo arrivato insomma, a fianco di Keita a centrocampo, con Mertens, Under e Martial alle spalle di Roberto Firmino, preferito a Bashoi, probabilmente per la sua esperienza a livello europeo, almeno dal primo minuto. Stavo dicendo, per quanto riguarda appunto il girone, Roma che nelle due passate stagioni era sempre seconda, soffrendo per il passaggio del turno, e ha trovato rispettivamente Barcellona e Bayern Monaco agli ottavi. Ovviamente se vuoi vincere la Champions League devi vincerle tutte, battere chiunque, ma se vuoi avere un sorteggio sicuramente più facilitato agli ottavi devi vincerlo il girone. Questo è il Feyenoord che risponde con un 4-3-3 decisamente offensivo, con Jorgensen, Bergius e Boetius nel tridente pesante. Firmino sul pallone, si attende soltanto il fischio d'avvio. È finita l'attesa, è cominciata Roma Feyenoord, è cominciato il nostro girone. Under vuole dialogare con Mertens, ecco il piano di ritorno per il numero 17 che prende il fondo. Under ancora, arresta la sua corsa, veramente secondo palo, Martial con Fermer che si distende. La prende Jorgensen che la mette giù, ma Vallejo gliela stradica subito. Quindi Keita, altra palla verticale per Martial che vuole dialogare con Firmino. Attenzione che si chiude il triangolo, sì, perché il pallone viene ancora gestito da Martial. A giro! Anthony Martial! Direttamente dal Manchester United. Arriva e si prende la Roma col gol dell'1-0. E che gol! Il vantaggio della Roma all'esordio in Champions League, con uno dei nuovi acquisti, Anthony Martial, che testimonia un grande avvio di campionato, un grande avvio di stagione, con i due gol alla SPAL per quanto riguarda il campionato, con il grandissimo gol messo a segno adesso contro il Feyenoord. Roma 1, Feyenoord 0. Palla per Kanté che poi serve Florenzi. Under, Mertens, grande azione della Roma ancora con Firmino che si gira e calcia! Ha spaccato la traversa Roberto Firmino. Poi attenzione a Martial che se la riprende, la mette dentro, chiude Juste. Kanté sulla sinistra per Kurzawa, vuole ancora lo scambio con Kanté, da questi a Under, palla corta ma c'è lo stesso Under, poi Firmino ancora, può passare, trova spazio, Firmino, Vermeer e poi Mertens non trova il pallone. Quindi Mertens per Under, la Roma può ripartire, attenzione che possiamo far male, la corsa di Under, c'è Firmino lì vicino, Under fa tutto da solo, poi innesca ancora una volta Firmino, Firmino, 2-0 Roma! Calcio champagne allo Stadio Olimpico, grandissima Roma stasera, 2-0, il gol del brasiliano anche per lui, primo centro in Champions League con la maglia della Roma, è il secondo gol dopo quello firmato a Bergamo contro l'Atalanta. Grande corsa ancora una volta di Under che sta diventando devastante. La gira per Amrabat che alza, ma c'è ancora Ramos, perfetto Ramos, poi Firmino, vuole mettersi in moto, va via un uomo, sempre Firmino, punta anche il secondo, Firmino, le finte di Firmino che arriva anche in zona di tiro, percussione, Firmino, destro! Sul fondo, ma veniva giù lo stadio, Roberto Firmino, Tapia, Kanté, attenzione, adesso è scoperto il Feyenoord, Kanté, Kanté, Kanté! Fermer, mezz'ora al termine, con le mani Florenzi, Mertens, passa via ancora Florenzi, occhio al cross teso, Martial, traversa, poi Martial, 3-0 Roma,
Martial doppietta a mezz'ora dalla fine, ma qui il Feyenoord è in completa confusione e la Roma gioca un altro calcio. 3-0 per noi, grandissima serata. Qui era stato bravo Werner, ma poi Martial, caparbio, tignoso, cattivo. 3-0. Mares, Mertens, pallone recuperato, poi ma ci mette ancora il piede Martial dentro da Kanté che se la porta sul destro, poi passa fino in fondo Kanté. Kanté, gli mancava, 4-0 Roma, mamma mia, opla, poi sul sinistro all'angolino, 4-0 Roma, bentornato N'Golo, bentornato. Mares da Kanté, poi Firmino, aspetta Martial, lo serve in area di rigore, 5-0, tripletta per Martial. Mamma mia ragazzi, che serata contro il Feyenoord. E questa è la ciliegina sulla torta per un ritorno rabbioso e cattivo della Roma in Champions League. Quest'anno non sarà come l'anno scorso e nemmeno come 2 anni fa. Roma 5, Feyenoord 0. Che ritorno dei giallorossi in Champions League. Il nostro giovane acquisto Anthony Martial che si porta il pallone a casa con una tripletta, con un gol più bello dell'altro. Il nostro Kanté che è tornato ed è tornato alla grande con il gol del 4-0. Un Firmino in grande spolvero, una grandissima Roma stasera. Mamma mia ragazzuoli, che partitona contro il Feyenoord. Era importante partire così perché abbiamo un girone non semplice, abbiamo un girone, cioè voglio dire, non difficile. Quindi è ovvio che però lo devi far sì che sia tale, no? E quindi devi giocartelo alla grande. Domenica 22 settembre, Udinese-Roma. La Roma vuole fare 12 in campionato e quindi 12 punti, no? 12 vittorie. Per far riposare di tanto in tanto Kurzawa. Ora Fekir, Martial, ecco Biraghi che fa movimento, ecco il pallone puntuale di Fekir. Biraghi in area di rigore, cerca il cross, sta arrivando dalla parte opposta, Under, rischia autorete, poi Bashuayi, ma qui se l'è fatto da solo l'Udinese. Roma 1, Udinese 0, il gol di Michy Batshuayi, secondo in campionato dopo quello all'esordio contro la Spal. Fekir si accentra, cerca spazio, poi infila per Batshuayi, buon pallone, la difesa anche ottima, poi sinistro, 2-0, grande lavoro di Batshuayi che di potenza spacca la porta e la Roma raddoppia al 44esimo. Schürrle con Kanté che chiude ancora molto bene, Schürrle questa volta però tiene bene il secondo pallone, ma Kanté recupera anche il terzo e quindi va in contropiede della Roma con N'Golo Kanté. Sale il francese che va in percussione, fa tutto da solo. Kanté! 3-0! Il piccoletto francese fa impazzire la Roma. 3-0 alla Dacia Arena contro l'Udinese. Secondo gol di fila dopo quello al Feyenoord. Palla per Santon che lascia partire il cross, secondo palo Keita, calcio di rigore, questa si poteva evitare però ragazzi, fallo di mano di Keita si poteva evitare qui, anche perché sarebbe il primo gol incassato dalla Roma in questa stagione, e per stagione intendo anche Champions League ovviamente, non solo campionato. Schürrle contro Ziller che con l'aiuto della traversa nega il gol a Schürrle, mamma mia Ziller ragazzi, para rigori nella vita, no, il portiere dovevi fare. Te non devi giocare, entri, pari i rigori e torni in panchina, tranquillamente. Finisce qui con la Roma che vince anche contro l'Udinese, 3-0, continua a non subire gol in stagione dopo 4 partite di campionato più una di Champions League, Schürrle non si dà pace per il calcio di rigore sbagliato. Grande Roma ragazzi, c'è poco da dire, grande Roma. E io adesso mi sto facendo venire anche un dubbio, perché effettivamente è un dubbio che più che altro io non ho, ma che avete sicuramente voi. Fede, a che livello giochi? Lo chiedete sempre. Sempre io gioco a leggenda da FIFA 15, praticamente. Quindi adesso vi dimostrerò senza tagli che è sempre leggenda, perché altrimenti non ci capiamo. E io ho tutta la buona volontà, ragazzi, più che giocare a leggenda non posso fare altro. Guardate, 6 minuti, leggenda, sostituzione veloci sì, questo è il pallone che uso, velocità gioco normale. Andiamo qui, se volete. Tutto 50. E di qua, tutto 50. Ovviamente, no, perché io lo do per scontato, ma a volte sbaglio, perché poi
alla gente giustamente viene il dubbio. Detto questo, ragazzuoli, ve lo ripeto, come ho detto nello scorso episodio, è normale che ci sia un momento di forma della squadra e allora tu devi essere bravo, modestamente lo sto essendo, anche se è un italiano bruttissimo. Siamo bravi in questo momento a trasformare in oro qualsiasi cosa, ma fidatevi che purtroppo, ve lo dico in anticipo, arriveranno dei momenti della stagione in cui non sarà così. Marziale la mette giù e la Roma può distendersi adesso con il 21, che ha visto Bubasciuai in verticale, prova tutto da solo, va in percussione, ancora Marziale in porta! Ricci a negare la gioia dell'ennesimo gol in questo avvio di stagione per Marziale. Praticamente gioca una porta sola in questo avvio di partita. Mertens vuole dialogare con Bubasciuai, che aspetta il ritorno del belga e lo serve destro di Mertens. Grande gol della Roma, 1-0 per i giallorossi al 27esimo. Al terzo tentativo la Roma è avanti. Parte Montolivo, non arriva Mares, arriva invece la conclusione, Ziller risponde presente, primo squillo del Sassuolo. El Shaarawy, attenzione che c'è la partenza, Bashuayi servito subito da El Shaarawy senza guardare, che palla di El Shaarawy, occhio a Mares sul secondo, la palla è per lui! Scheggia la traversa ed è rimessa dal fondo, che cerca di lanciare Falcinelli, in ritardo Florenzi che poi però torna, allontana, si attendono soltanto i fischi che tardano ancora ad arrivare, con Sensi che la mette giù, altra palla verticale, chiude Kurzawa. Poi i Pellegrini, il tempo è finito, la Roma batte anche il Sassuolo, 5 su 5, pocherissimo in questo avvio di stagione per la Roma, che è esattamente a metà dell'impresa di 6 anni fa, del 2014, 2013-2014, quando con Rudy Garcia vinse le prime 10 partite dall'inizio del campionato. Roma sciupona oggi, si può dire, una Roma che ha sciupato particolarmente tanto, ma che comunque è riuscita, come contro la Fiorentina, a vincere per 1-0, e adesso vediamo un po' come si spostano gli equilibri in cima alla classifica, vediamo se Milan ha vinto, la Roma è già in fuga, ma soprattutto pensiamo alla Champions League, perché c'è una seconda partita molto importante da giocare e da vincere contro l'Austria-Vienna per confermare quel di buono fatto contro il Feyenoord. E intanto attenzione a una frattura alla caviglia di Vallejo. È incredibile comunque, ragazzi, cioè è veramente incredibile. Allora, quest'anno i pali li prendiamo, ok? Però comunque segniamo, siamo forti, quindi i pali non ci portano via punti. Chi ci deve portare via punti? Vallejo che si rompe. In qualche modo comunque tutto fila. Dopo un grande avvio di girone, la Roma deve continuare a fare punti e oggi in casa dell'Austria-Vienna vuole assolutamente vincere, riconfermando praticamente l'11 visto contro il Feyenoord all'esordio, eccezione fatta ovviamente per Vallejo, che sarà indisponibile per i prossimi 2 mesi. Può spingere Klein, lo insegue Kurzawa, poi la palla interna per il tentativo dell'Austria-Vienna, De Gea, e poi Juan Jesus che allontana, a sorpresa il primo squillo è austriaco, poi Vidal in qualche modo, parte ancora un der, Vidal da Martial, Firmino, la gira per Mertens che si inserisce, prende il tempo, destro, Dries Mertens, Roma in vantaggio, grande gol di Mertens, altra bella azione della Roma e secondo gol consecutivo dopo quello messo a segno contro il Sassuolo 3 giorni fa. La Roma non riusciva a sbloccare il match perché erano messi molto bene loro, soprattutto come pressione, perché ci hanno aggrediti, hanno attaccato molto, hanno messo a segno la prima palla gol del match, ma poi la Roma fa valere la sua qualità quando vuole e segna ancora un gran gol con Mertens, 1-0. Martial per Mertens, vuole andare Dries Mertens, poi arresta la sua corsa, sempre Mertens. Kanté, possesso della Roma con Mertens che va dentro, lo vuole cercare un der, palla bella per Mertens, mamma mia, un gol pazzesco, un gol incredibile, doppietta, Dries Mertens, un fenomeno in Austria, 2-0, incredibile gol della Roma, con Mertens che voleva a tutti i costi il pallone di ritorno di un der e poi al volo in sforbiciata di sinistro, che non è nemmeno il suo piede, fa 2-0, like per Mertens. Il primo tempo è finito, la Roma in vantaggio per 2-0, sembrava una partita totalmente diversa nei primi 30 minuti perché abbiamo sofferto, perché ci hanno pressato tanto, ma poi Mertens ha cominciato a giocare e la Roma è sopra di 2. Florenzi, Under, vuole il dialogo con Firmino, riesce a restituire il pallone a Under che può partire, c'è anche Fekir centralmente, Under lo vede, lo serve, la palla in qualche modo arriva ed è calcio d'angolo. Ancic ha chiuso. Parte il Sissi Under, teso, Firmino! 3-0 Roma, Firmino mette a segno anche stasera un gol bellissimo, perché la gira, è vero che Under ha battuto un grande calcio d'angolo, perché ha battuto talmente forte che Firmino doveva semplicemente deviare la traiettoria per renderla imparabile. Così è stato, Austria-Vienna 0 e Roma 3. Finisce qui,
tre fischi, tre gol, sei nel girone per la Roma. I punti, ovviamente, perché magari averle vinte tutte e sei. Però effettivamente sono sei, non, anzi sette di fila per quanto riguarda le partite ufficiali, perché ci sono le due di Champions e le cinque di campionato. Una Roma che conferma di essere diventata uno squadrone, perché a questo punto, a inizio ottobre, è presto, è sicuramente presto per parlare di titoli, di vittorie, di trofei. Però quel che conta e quel che vediamo, perché poi era una dimostrazione sul campo, è che la Roma può far bene. Signori, il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Ovviamente quattro partite che vedrete anche poi nel prossimo episodio, perché innestiamo la marcia, perché voglio farvi compagnia in questi giorni. Se non sbaglio, lo vedrete tra l'altro tra due giorni il prossimo episodio, quindi restate sintonizzati al massimo. Iscrivetevi se non lo siete già, altrimenti dite a un vostro amico di farlo. Condividete il video, fate quello che volete, lasciate like, commentino qui sotto, i social in descrizione. Un bacione, never give up e bella, regà! Oh,